Delicato impegno casalingo per il Castelfidardo che affronta al Galileo Mancini la Vastese per la 22esima giornata del girone F di Serie D. Castellani senza vittorie da inizio dicembre, 1-0 sul campo dell'Alto Casertano, 3 pareggi e 7 sconfitte nelle ultime 10 gare hanno fatto sprofondare la squadra di Mangiapane al terzultimo posto in classifica con una prospettiva play-out ormai tracciata. Il riassetto societario e tecnico delle ultime settimane non ha regalato per ora gli effetti sperati. La Vastese dal canto suo è chiamata ad una pronta reazione dopo l'inatteso KO casalingo con il Matese che ha interrotto una serie di ben 9 risultati utili consecutivi. Gli abruzzesi guidati in panchina da Fulvio D'Addario, ex tecnico tra le altre di Fermana e San Benedettese, vedono la zona playoff a portata di mano ma dovranno superare una folta concorrenza. Castelfidardo con il 4-3-3, Braconi e Cardinali operano ai fianchi di Camarà con Bracciatelli perno del centrocampo. La Vastese deve rinunciare all'argentino Alessandro bloccato da un affaticamento muscolare. Alonzi è il riferimento offensivo di un assetto tattico similare a quello dei marchigiani. Dirige terribile di Bassano del Grappa in una domenica fredda e piovosa. 5 vittorie abruzzesi contro 2 del Castelfidardo negli ultimi 9 precedenti con 2 pareggi. All'andata vittoria fidardense all'Aragona di Vasto con rete decisiva di Bracciatelli. Al terzo Stivaletta al tiro al culmine di un'azione insistita degli abruzzesi, pallone largo. Al sesto ancora l'ex notaresco penetra in area e cerca il taglio sul primo palo di Alonzi, chiuso in calcio d'angolo. Mangiapane inverte gli esterni d'attacco con discreti risultati. Al 17esimo Cardinali da fuori area fa registrare la prima conclusione in porta del Castelfidardo. Al 23esimo Vastese pericolosa con una spettacolare acrobazia dell'under Scafetta, il portiere fidardense Demalia non si fa sorprendere. Un minuto più tardi percussione centrale di Cardinali, conclusione senza fortuna. Al 35esimo punizione velenosa di Agnello dalla destra, Demalia respinge corto sui piedi di Stivaletta che non trova la porta. Buon momento per la squadra di D'Addario, un minuto più tardi Alonzi lavora un buon pallone sulla sinistra e serve Agnello, destro fuori misura. Si va al riposo sullo 0-0. La gara resta in equilibrio anche nei minuti iniziali della ripresa. All'11esimo doppia fiammata della Vastese, Stivaletta dalla sinistra trova sul secondo palo Scafetta, Giega si immola per stoppare il tiro a colpo sicuro del numero 7 abruzzese, pericoloso di testa. Pochi istanti più tardi Demalia si distende e riesce a respingere. D'Addario accusa la defezione per infortunio di Stivaletta dentro Ficara. Allo scoccare della mezz'ora Demalia è miracoloso sul colpo di testa del capitano abruzzese Di Filippo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 32esimo l'episodio principe della gara, Braconi entra in area, carambola sul braccio di Altobelli per terribile di Bassano del Grappa, è calcio di rigore. Dopo lunghe proteste e perdite di tempo, Giega si presenta dal dischetto e trasforma per l'1-0 del Castelfidardo. La gioia delle Mancini dura pochi minuti, al 40esimo Altobelli da distanza lunare indovina una conclusione vincente sorprendendo Demalia troppo avanzato nella circostanza. Si torna in parità, finale elettrizzante, al 44esimo respinta provvidenziale di Mataloni su tiro di Agnello, ribaltamento di fronte e palo clamoroso dello sfortunato Camarà. Le due squadre ci provano nei minuti di recupero ma il risultato rimane inchiodato sull'1-1. Pareggio giusto, il Castelfidardo ha gettato il cuore oltre i limiti tecnici apparsi evidenti soprattutto in fase di finalizzazione. Non arrivano i 3 punti ma il segnale di una squadra viva e per nulla rassegnata. Alta tensione nella dopogara, contestato il DS dei Castellani Massimi. Sentiamo le voci degli allenatori. Mister, non è arrivata la vittoria che tanto aspettavate ma il segnale comunque di una squadra viva e per nulla rassegnata alle difficoltà. No, assolutamente, sono come dicevo prima, sono orgoglioso della prestazione fatta dai ragazzi. Rimane il rimpianto di aver pareggiato una partita che su lunghi tratti ci ha visto, secondo me, da protagonista. È normale che quando poi ti capita che uno fa il tiro della domenica hai poco da recriminare. La diabendata in questo momento ci sta girando le spalle, speriamo che da domenica si ricordi anche di noi. Ci sono sicuramente dei limiti che però i ragazzi stanno cercando di superare, di fronteggiare con grande personalità. Ci sono anche molte aspettative da parte dell'ambiente che a volte rendono anche un po' pesante stare in campo. Ma guarda, i tifosi sono, l'ho detto sempre, l'ho detto da giocatore, lo dico da allenatore, per me i tifosi sono la parte più bella del calcio. Hanno il loro diritto di poter contestare o meno, bisogna anche capire che questa è una squadra giovane e che in questo momento bisogna fare quadrato attorno alla squadra.
Perché meritano il sostegno dei tifosi del Castelfidardo per l'impegno che comunque mettono giornalmente e la domenica. Poi ripeto, le partite vanno come devono andare, perché oggi se avessimo vinto 1-0 nessuno avrebbe detto niente, invece poi quello, un giocatore loro si indovina un tiro della domenica che magari lo rifà 500 volte e non ci riesce, e questo ti fa capire che in questo momento, e ripeto, la fortuna ci sta girando le spalle, però come vedi il 90esimo magari Camarà tu per tu col portiere mi prende il palo, magari in altre occasioni tira, prende il palo, sbatte in testa al portiere ed entra, quindi purtroppo, ripeto, sono straconvinto che con questa voglia di ottenere risultati presto ci tireremo fuori da questa situazione. Senta, dopo 3 partite sulla panchina del Castelfidardo, qual è un suo primo bilancio della sua avventura? Io sapevo che prima di accettare questo impegno sapevo a cosa andavo incontro. È normale che, come ho detto sempre, una squadra giovane con tanta qualità, e ripeto, abbiamo solo bisogno di un risultato positivo da premettere, che abbiamo giocato contro una grande squadra e che oggi per me rimane l'amarezza di non aver portato a casa i 3 punti. Comunque io un punto me lo tengo stretto, perché muove la classifica, perché fa morale, anche se ho visto i miei giocatori delusi, perché è così che li voglio. Ripeto, so che è una sfida a cui voglio vincere, e quindi sono straconvinto che insieme a questa voglia di lottare fino all'ultimo secondo ci tireremo fuori da questa situazione e porterò questa barca al porto, come ho sempre detto. Penso che noi la partita la dovevamo chiudere anche al primo tempo, dovevamo far gol, potevamo anche fare qualcosa in più, non ci siamo riusciti. Nella seconda parte, fino al rigore, ancora bene. Poi c'è stato questo gol, però poi c'è stato questo gran gol di Altobelli che ha rimesso in pari le cose. La voglia di vincere ci ha fatto perdere un po' tutti gli equilibri che sono la nostra forza. Noi fino al rigore non abbiamo mai rischiato nulla. Dopo invece abbiamo rischiato per la voglia di andare per forza a fare gol. Poi è mancato un quasi gol, hai cercato di farlo, non ci sei riuscito, loro ripartono e poteva andare anche peggio.